Libero in 3 minuti, in supersintesi, come si presenta la giornata che inizia? Notizie di luglio. Hanno sparato a Trump. Reazione della sinistra è colpa di Trump. Notizia di settembre. Ci hanno riprovato. Reazione della sinistra è: ma allora Trump se la cerca. Dice: ma Daniele, ti sei rincoglionito? No, è esattamente quello che è successo. Cioè, voi immaginate se per caso qualcuno avesse sfiorato Kamala Harris anche solo con il proverbiale fiore, voi avreste avuto le mobilitazioni, lamenti sulla democrazia in pericolo, convocazioni di popolo al di là e al di qua dell'Atlantico. Nel caso di Trump frega niente a nessuno, è tutto normale, anzi ci vogliono far credere che sia perfettamente normale che per 2 volte in 2 mesi si sia cercato di ammazzare lo stesso candidato alla presidenza degli Stati Uniti. La prima notizia, diciamo, ha creato più emozione, quindi ci hanno messo una decina di giorni per liquidarla. La seconda notizia l'hanno liquidata subito, cioè l'hanno passata come se fosse, non lo so, Trump ha preso un raffreddore. A proposito, c'era un altro che voleva sparargli. E ieri, fantastico, perfino, perché la sinistra è uguale in tutte le parti del mondo, hanno cominciato negli Stati Uniti, e poi la stessa formula l'hanno usata in Italia, a usare l'espressione apparente attentato. Come apparente attentato? Scusa, c'è uno che sta per 12 ore col Kalashnikov puntato, apparente attentato. Pure il procuratore di Palm Beach, che deve aver preso un colpo di sole di fine estate, ha detto che sarà più probabile e più facile incriminare l'attentatore per aver mirato contro l'agente del Secret Service che non per averlo fatto contro Trump. Ah, quindi io sto per un certo numero di ore armato per colpire un oscuro agente del Secret Service e non l'ex presidente degli Stati Uniti. Ma la cosa tragicomica è che se voi prendete le agenzie di stampa, veniamo qui in Italia, da domenica sera ora italiana, quando c'è stato questo secondo evento, attorno alle 21 ora italiana, fino a stamattina mentre sto registrando questa clip, non c'è stato un esponente della sinistra che abbia ritenuto di dire mezza parola, non voglio dire solo di condanna dell'attentato, ma anche solo di preoccupazione per Trump. Silenzio di tomba. Come se nulla fosse accaduto, come se Trump si fosse preso un raffreddore, come se ci fosse un piccolo fatto di cronaca. Quindi, attentato 1, attentato 2, quando lui va a fare comizi all'aperto deve parlare in un gabbione di vetro antiproiettile, quindi una specie di stato di cattività fisica che è prolungamento e metafora della cattività in cui è stato moralmente anche infilato. E poi gli argomenti che usa, cioè, ma lui aveva fatto un tweet contro Taylor Swift. E sti cazzi, ma che c'entra, scusa, che c'entra un tweet scombiccherato con le pallottole che volevano parargli addosso? Oppure dice, ma c'è un problema di armi negli Stati Uniti? Sì, ok, c'è un problema di armi, ognuno la può pensare come crede, ma qui le armi sono puntate in una sola direzione. Dice, ma c'è un clima divisivo negli Stati Uniti di delegittimazione? Ho capito, ma qui si spara solo in una direzione. Ha osato dirlo Elon Musk, che ha detto, ah, però non risultano attentati contro Biden e contro la Harris, e non è che lui li auspicasse, stava semplicemente descrivendo l'unidirezionalità delle minacce contro Trump, appunto, è stato seppellito di insulti. Avete capito l'aria che tira? L'aria che tira è quella per cui contro il candidato sgradito, contro il candidato che non piace a un certo establishment, contro il candidato odiato dalla sinistra, si può fare di tutto, anche sparargli, ormai l'abbiamo capito.